stati contenti di aderire a questa vostra iniziativa, primo perché quest'anno è l'anno dell'Expo e poi anche perché proprio il nostro corso quest'anno ha come tematica l'alimentazione. E allora, noi ringraziamo prima di tutto la dirigente dottoressa Santoro, diciamo grazie per i suoi saluti, e tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo Taormina per questa opportunità che ci viene data. Sappiamo che non è una novità che portiamo, forse la novità è che lo raccontiamo in un modo divertente, con il teatro di Anna Maria Racuglia, che è bravissima, assieme a Giuseppe Brancato, e loro veramente sanno chiamare l'attenzione dei bambini. Allora noi diciamo buon divertimento e grazie. Grazie. La bancarella del non mi va. Sacrifici mia cara modella, e qua ti la passerella. Qui vedrai, tu vedrai che mangiare qui potrai, sempre in linea, forma perfetta, anche se buona forchetta. Prova un po' ad assaggiare il minestrone, non fa mal, c'è il prezzemolo, patata, i legumi e la carota. Prova un po' ad assaggiare la verdura, non fa mal, e vedrai che il gusto tuo poi cambierà. Se provi per un po' qualcosa che non va, tu poi vedrai, ti piacerà, la mangerai. C'è ragù, c'è soufflé, torta, sacchetto di caffè, preparati e serviti con un grande cabaret. Tu mia cara sei un po' viziata, ma la tavola è imbandita, di verdure un bel piattino farà bene al tuo pancino. Non andar, non ti lagnare, vedrai tutto ti piacerà, che la gioia del palato è tutta qua. Brindiamo a te cin cin, un sogno
se pensi che sia una schifezza, ma guarda che delicatezza, se proverai, se assaggerai, se mangerai. E questa? È una patata. È una patata, marcia? No, sembra abbastanza persona. Aspettate, adesso il signor Sedano mi ha iniziato a farmi sentire i gusti delle verdure, giusto? Degli odori, ma questa patata in particolare mi sa che non fa nessun odore. Qui è la mia patata più bella! Ma che capitaroncino, sono capitan patata, il più grande, il pirata. Ciurma, questo silenzio cos'è? Guarda chi c'è qui davanti a te. No, che non sono il capitanoncino, che siano fatti chiari. Son capitan patata, il più grande pirata che governa i mari. Adoro navigare, prender la strada del mare, e con il mare di fronte prendo il sole sul ponte. Capitan patata è sulla mia nave, lavoro tutto il giorno, il mondo gira intorno. Capitan patata, il pomodoro, il pomodoro, sono io, pomodoro, il pomodoro, il pomodoro, il pomodoro. Ma che cosa ne dici del pomodoro sulla pizza? Ma proprio mi piace la pizza. Questa carota che fa bene alla vista, la tua pelle brillante sarei più attraente, morbida come seta, non mangiarmi solo per la dieta, sono buona anche col pane. Urliamo tutti insieme, sveglia l'attulina, va bene? Uno, due, tre. È la carota, l'ha vista la carota depressa? La carota depressa? Sì, lo sa che la carota fa bene alla pelle e alla vista? Sì, io la mangio sempre quando sono a dieta, perennemente a dieta, quindi mangio sempre carote. No! Ci proverò. Il capitan patata! Dov'è il capitan patata? Capitan patata? Guardi, io non ho visto nessuno, ho solo visto lei che dormiva, credo da un bel po', quindi forse tutto questo l'avrà sognato. Vuol dire che tutto questo è stato solo un sogno? Guardi, io spesso faccio questi sogni strani, soprattutto quando ho mal di pancia, e l'indigestione mi fa venire dei sogni assurdi, quasi sempre. Sì, è vero, l'indigestione fa brutti scherzi, però è stato un sogno magnifico. E lo sa perché? Perché ho conosciuto tutti i miei amici, erano a due passi da me da sempre, e io non li conoscevo, non sapevo, non ne conoscevo l'odore, il sapore. Adesso però sono diventati i miei migliori amici. Scusa, ma di quali amici stai parlando? Ma di loro! Vedi, tutti questi sono i miei amici, per la vita, per la pelle, per la vista, per tutto! Ho capito. Comprate la miglior frutta e verdura solo da Lattulina, la trovate! Come?
in questo caso non è mai vero. Quindi tu devi dire... Allora, bambini, lattughina e la bancarella del non mi va vi ha stupito con le sue avventure, con i suoi personaggi curiosi e simpatici. E quindi, non lo so, vi aspetteremo forse per un'altra volta. Magari saranno i nostri futuri clienti, chi lo sa. Chi lo sa. E ricordatevi che la salute viene prima di tutto.